Oggi voglio parlarvi della gavetta. La gavetta è quella cosa che nessuno vorrebbe mai fare quando comincia a lavorare, specialmente quando una persona giovane, piena di entusiasmo, vuole intraprendere un determinato mestiere, ma non vuole sporcarsi le mani. Vorrebbe già arrivare ad essere uno dei migliori sulla piazza e lavorare nell'Olimpo di quel settore. Beh, purtroppo la cosa non funziona così. La gavetta è un passaggio fondamentale nella crescita di ognuno di noi, che sia un freelance che si occupa di grafica, che si occupa di video, che si occupa di presa diretta dell'audio, che si occupa di montaggio, qualsiasi tipologia di mestiere, anche il meccanico, ha bisogno di gavetta, e non poca, ma tantissima. Perché faccio questo video in questa stanza così incasinata? Perché penso che si possa vedere che è una stanza completamente sottosopra. Beh, perché dopo 10 anni, finalmente, questo è il primo posto che io posso chiamare ufficio. Sì, dopo 10 anni, non dico di gavetta, non dico di aver fatto 10 anni di gavetta, ma dopo tanti sacrifici, tanto lavoro, finalmente sono riuscito ad arrivare al punto di riuscire ad organizzare e mettere in piedi un ufficio, uno studio, come lo si voglia chiamare, grande. Grande, con tanti colleghi, con tante persone, con cui posso collaborare, con cui possiamo crescere insieme. E finalmente questo è il primo ufficio che io posso chiamare veramente ufficio. Perché fino ad oggi io sono stato a casa mia, nella mia stanzetta, quando ho cominciato a 18 anni, poi sono stato sotto uno scantinato di un palazzo, anche se era 200 metri quadrati, ma era lo scantinato di un palazzo. Siamo stati poi in una bettola in un paesino, poi di nuovo in un altro scantinato, poi di nuovo in casa, e finalmente ora, dopo tanto tempo, tanti sacrifici naturalmente, sono riuscito a mettere in piedi un vero ufficio degno di essere chiamato con questo nome. Stamattina sono venuto, è ancora tutto sotto sopra perché non è ancora nulla pronto, ma stamattina mentre venivo qui, dovevo prendere delle cose, pensavo a quanta strada, a quanta gavetta ho dovuto fare per riuscire a mettere in piedi almeno la mia professione. Poi è naturale, la professione cambia. Le cose si evolvono, quindi bisogna stare sempre dietro a tutto e bisogna correre dietro agli eventi. Ma fondamentalmente ho pensato alla strada che ho fatto, al percorso che ho fatto, e mi è venuto in mente una storia in particolare, un aneddoto in particolare. Quando ho cominciato la mia carriera, io non sapevo esattamente cosa volessi fare. A me piaceva il mondo del video, piaceva il mondo dell'informatica. Mi sono ritrovato a Ho cominciato a lavorare facendo gavetta e ho cominciato con le cerimonie, una cosa che tutti quanti non vogliono dire, ma in realtà un pochino tutti ci sono passati. Ho cominciato con le cerimonie, con i matrimoni, con le comunioni, ed è una cosa che odiavo. All'inizio forse no, mi gasava l'idea che qualcuno affidasse il giorno più speciale a me. Poi nel tempo questa cosa è passata. Ed è venuto l'odio per quel prodotto, anche se fondamentalmente chi fa questo lavoro può guadagnare tantissimo, però è un altro discorso. Mi è venuto in mente questa cosa dove il giorno in cui io ho deciso di abbandonare completamente la lavorazione delle cerimonie, che è successo ormai 7 anni fa, 8 anni fa, non ricordo quando. Decisi di abbandonare, di non voler fare più cerimonie, e da allora è cominciata il secondo step della mia vita professionale, ossia la crescita. Perché fino a quel momento io ho fatto gavetta, ma gavetta intendo solo gavetta, ossia portavo borse, facevo quello che mi dicevano, dovevo imparare, andavo avanti e indietro, lo facevo davvero per poco, quindi non, a me non interessava guadagnare, a me interessava crescere, riuscire a fare qualcosa e portare avanti i miei obiettivi naturalmente. E ricordo il giorno in cui ho deciso quindi di staccare, di dire basta a quella fetta di mercato, e ora mi sono reso conto, e lo sento ancora tutt'oggi dopo 6-7 anni, che quello fu il momento della mia svolta, del passaggio all'era successiva, se vogliamo chiamarla così, dove ho finito la prima parte della gavetta e ho cominciato la seconda parte, dove da gavetta si cresce poi per diventare un freelance, un professionista. La gavetta serve. Io, per esempio, a chiunque voglia fare l'operatore video dico fatevi un paio d'anni di cerimonie, perché vi temprano e vi formano. La gavetta è fondamentale, la gavetta serve ad imparare, la gavetta vi tempra e vi crea le basi solide per affrontare poi i lavori futuri. Perché
Quindi anche se dovete andare, io non parlo di lavorare gratis, ma parlo di partecipare a progetti, partecipare a cortometraggi. Insomma, bisogna crescere e per crescere bisogna lavorare tanto.